Amici del campionato di eccellenze, appassionati, un caloroso benvenuto dallo stadio Nino Vaccara, benvenuti alla 22esima giornata del campionato di eccellenza, girone A. Mazzara 46 riceve la visita dell'Athletic Club Palermo, una sfida tra due squadre in qualche modo deluse dell'ultima parte del campionato, viste le marce di Nice e Pro Favara lì al vertice della classifica, due squadre che con molta difficoltà, il Mazzara 46 con molta difficoltà potrebbe riaprire in qualche modo, sperando sempre nei passi falsi delle due prime della classe, la corsa per i playoff. Qui l'applauso della formazione di mister Iacono, oggi maglia giallo-rosso, Athletic Club Palermo in un limbo di classifica che la porterà con ogni probabilità a chiudere la stagione con nessuna ambizione altra che una posizione, un piazzamento tranquillo, le due squadre disposte al centro del campo per il minuto di silenzio per le vittime dell'ultimo disastro nella nostra nazione, quindi giusto osservarlo anche noi. Il ricordo delle vittime della tragedia di Firenze su tutti i campi della LND, ma anche sui campi nazionali dei professionisti, e il Mazzara 46 reduce dalla sconfitta bruciante, non senza alcuna polemica, sul campo della Nissa con un Eurogol di Dall'Oro nell'ultimo turno di campionato, 1-0-0 per l'Athletic Club Palermo in maglia nera con inserti bianchi e rosa sulla striscia verticale della propria maglia, 0-0 contro il Geraci nell'ultima uscita nel campo di casa della formazione palermitana, ovvero il Favazza di Terrasini. Dirige questa partita il signor Mirko Curro della sezione di Messina, coadiuvato da Ezio Vesco della sezione di Trapani, primo assistente Irene Di Florio della sezione di Palermo. Non è in panchina mister Iacono, squalificato nell'ultima gara, lo abbiamo detto, non senza alcuna polemica, anzi tutt'altro. La sconfitta contro la Nice è lì in tribuna a guidare i suoi ragazzi, invece in panchina è tornato da qualche settimana Gabriele Cipolla, anche lui squalificato per diverse settimane. Arriva il fischio, comincia la partita e dunque godetevi lo spettacolo dello stadio Vaccara con le due formazioni che nel girone di andata erano lì in corsa per insidiare le due di testa. Lo ha detto anche Pace nella conferenza di presentazione alla partita, Athletic Club Palermo che così come il Mazzara si candidavano a quel ruolo di sorpresa nel campionato, così non è stato. Tornano invece nelle file dei Nero Rosa due giocatori che sono stati fuori per squalifica per quattro giornate, ovvero Vincenzo Manfre e Ivan Pomba, subito da titolari per mister Cipolla. Dunque andiamo a leggere le due formazioni partendo dai padroni di casa in ordine di distinta dal primo posto all'undicesimo posto. Intanto prima seguiamo l'azione perché recupera un pallone pericoloso Angelo Caronia, si sovrappone Mendola, prova Caronia il filtrante per Manfre, c'è la deviazione in calcio d'angolo di Rosario Licata che ha deciso la sfida di andata con un calcio di punizione che ha chiuso la gara sullo 0-1, la gara del Favazza, dando appunto i tre punti al Mazzara 46. Seguiamo questo calcio d'angolo prima di andare a leggere le due formazioni. C'è Drissa Camara sul punto di battuta, chiama
forse uno schema per la sua squadra, pallone messo in mezzo con la testa, non riesce a girarla il capitano Simone Giuliano, ma ancora buona per Pomba che prova ad andare via sulla corsia di destra. Giammè ci mette il piede, mette il pallone in fallo laterale, continuano ad attaccare gli ospiti e lo faranno da rimessa con il lancio con le mani di Mustacciolo in area di rigore, allontana Gino Giardina che mette in fallo laterale, anzi no, si tratta ancora una volta di Rosario Licata che mette il pallone in fallo laterale. Mustacciolo con la testa la prolunga a Mendola, pallone che può diventare buono per lo scatto in avanti del Mazzara 46. Pallone in fallo laterale, l'ultimo tocco secondo il signor Curro è di un giocatore in maglia giallorossa, è sicuramente difficile in quella circostanza perché i due giocatori erano abbastanza vicini. Brunetti, tocco per Mendola, evita bene l'arrivo di Ferrovu, poi Mustacciolo. Pallone ancora per la formazione ospite che ha cominciato con un approccio abbastanza aggressivo questa partita. Pomba, Mendola, dietro per Camara, attenzione al recupero di palla per Erbini che fa correre sulla corsia di destra Angileri, si ferma il numero 14 trattenuto forse in modo irregolare da Giuliano. Angileri che poi rimane a terra, Giuliano da quelle parti insieme al signor Curro, proprio davanti lo sguardo del signor Ezio Vesco, primo assistente del direttore di gara. Non c'è nulla, non c'è fallo secondo la terna e dunque si continua a giocare con l'Athletic Club Palermo che prova a gestire ancora il pallone. Sfera messa in fallo laterale, saranno ancora in nero rosa a provare ad impostare la manovra e lo fanno con Mustacciolo, pallone allontanato da Barbero, sfera finisce poi fuori in fallo laterale, situazione adesso un attimino utile per tirare il fiato dopo un inizio abbastanza aggressivo per entrambe le squadre che hanno provato a cogliere subito di sorpresa i rispettivi avversari. Adesso forse ci apprestiamo ad una seconda fase di studio, classifica che per il momento vede il Mazzara 46 al quarto posto in classifica, 36 punti, soltanto due lunghezze dal terzo posto, però attenzione perché il Pro Favara ha allungato parecchio rispetto al Castellammare, nonostante la sconfitta dell'ultimo turno di campionato in cui il Castellammare ha proprio avuto la meglio sulla seconda forza in classifica, è però parecchio il distacco, 14 punti tra la seconda e la terza, un campionato che ancora ha tanto da dire, ha tante partite da giocare, ma il passo di Nizza e Pro Favara è veramente spedito verso una promozione per la prima in classifica e verso un accesso diretto alla finale playoff per la seconda forza del campionato. Athletic Club Palermo invece al settimo posto in classifica a pari punti con la Unitas Sciacca che ha giocato ieri pareggiando 0-0 la sfida in anticipo, venerdì anzi in anticipo per via del carnevale di Sciacca, 28 punti e settimo posto dunque per l'Athletic Club Palermo che qui si difende con Punzi che serra la strada al calciatore avversario, poi va giù anche d'esperienza portando a casa un calcio di punizione sanzionato dal signor Curro. All'andata l'abbiamo detto è stato 1-0-1 per il Mazzara 46 grazie al gol di Licata su calcio di punizione, squadra che dal quel momento ad oggi sono cambiate parecchio, sono cambiate le ambizioni, sono cambiati gli organici da parte dell'Athletic Club Palermo, è cambiata anche la guida tecnica perché non c'è più mister Vincenzo Giannusa ma Gabriele Cipolla sulla panchina della formazione palermitana, c'è sempre mister Iacono ma è stato richiamato dopo una breve parentesi sulla panchina del Mazzara 46 e dunque
squadre che si affrontano con un volto completamente diverso rispetto alla gara di andata. Sul cronometro sono trascorsi 6 minuti e mezzo. Angelo Caronia sul punto di battuta, pallone sul secondo palo a cercare Mendola, c'è l'anticipo però a mettere in fallo laterale di Davide Maria Locascio, e quindi Athletic Club Palermo che può spingere ancora in avanti. Ha letto bene la traiettoria di quello che al momento è il capocannoniere del campionato, insieme ad Ivan Gudiak della Nice, insieme a Juan Ortiz che ha segnato 10 gol con la maglia del Mazzara, 46. Angelo Caronia dell'Athletic Club Palermo, intanto qui va giù in area di rigore il numero 7, Simone Erbini, quindi fallo fischiato in favore della formazione di casa, che con Keba dunque si appresta a rimettere il pallone in gioco. Vedremo se andrà al lancio lungo, se invece cercherà di impostare la manovra da dietro la formazione di mister Iacono, che probabilmente lo vedete anche affacciato praticamente in tribuna, guidando, telecomandando i suoi giocatori. Pallone controllato ancora dalla formazione di casa, il cambio di gioco a cercare Angileri, che tiene palla, la gioca poi sulla destra, pallone ancora messo in mezzo con la testa, ha provato ad indirizzarla verso la porta Barbero all'ottavo minuto, il primo tentativo di costruire un'azione da gol è per il Mazzara, 46. Pallone però termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta, difesa da Mattia Di Maria, il giovane portiere della formazione palermitana. Qui Brunetti, serve Caronia che non riesce a tenere il pallone in campo, la sfera varca la linea laterale e dunque rimessa con le mani. Stesso Locascio va ad incaricarsi della battuta, la giocata verso il compagno numero 27, Mario Erbini, che poi viene messo giù, trascinato da un giocatore avversario. Eccolo Licata, la palla ancora a cercare Locascio sulla destra, controlla il 22, punta due avversari, riesce bene a farla passare per Erbini, si ricomincia da dietro da Licata. Occhio al pallone col mancino, aperto tutto a destra, c'è Locascio che mette giù bene, punta Brunetti, attenzione al 22 che ingaggia l'uno contro uno, poi giocatori piuttosto statici, quindi si ritorna dietro da Angileri, la palla ancora buona per il Mazzara 46 che fa presenza al limite della tre quarti, ricominciando poi da dietro con Licata, pallone ancora crossato in area, con le mani è sicuro Di Maria ad anticipare il possibile colpo di testa di Murania, numero 11, che era prestato all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Qui commette fallo Vincenzo Manfre, abbiamo detto l'ex Don Carlo Misilmeri, tra le altre rientra oggi da un turno di squalifica di 4 giornate, ha commesso fallo sul capitano Gino Giardina, capitano del Mazzara 46. I due, se non erro, hanno condiviso anche diverse esperienze nei campionati dilettantistici, anche in Serie D. Hanno vestito entrambi la maglia del Marsala. Intanto il pallone ancora in verticale, palla controllata da Ferrau, torna ancora da Licata, tiene il possesso adesso il Mazzara 46, Locascio, punta Brunetti, riesce a superare il 23 che poi affonda il tackle in scivolata, calcio di punizione, chiede il giallo da quelle parti, già me non vuol sapere nient'altro il signor Curro, che ha concesso il calcio di punizione ma non ritiene da cartellino giallo questo intervento di Angelo Brunetti,
anche lui è arrivato nella finestra del mercato di riparazione dell'Athletic Club Palermo, è all'esordio da titolare per la formazione di Mister Cipolla. Adesso il signor Curro ha ancora qualcosa da ridire al capitano dell'Athletic Club Palermo col numero 6, Simone Giuliano, calcio di punizione abbastanza pericoloso per il Mazara 46, più che altro perché da lì sono tante le possibilità per la formazione giallo e rossa. C'è Locascio con il destro, con il mancino è pronto Salvatore Ferrau. Si attende il fischio. Locascio lascia Ferrau, palla in mezzo, allontana Brunetti, poi pomba. Pallone all'altezza della metà campo, Giardina riesce a pulirlo bene e quindi la giocata a cambiare fascia completamente di Ferrau, a cercare Simone Erbini sulla corsia opposta del campo, ma recupera bene Mercanti, che serve. Adesso Caronia in posizione di fuorigioco, si alza la bandierina di Irene Di Florio, è partito in anticipo Angelo Caronia, che adesso prova a spiegarsi con il compagno di squadra. Mercanti, per riuscire a oliare meglio i meccanismi in questo attacco dell'Athletic Club Palermo, che ha ritrovato il suo punto di riferimento centrale, ovvero Manfredi, che lo avete visto poc'anzi, ancora sta faticando per entrare in partita con pericolosità, ma è una gara che dopo un primo momento iniziale ha lasciato il suo spazio a una fase ancora di studio in questo primo quarto d'ora, 13:30 sul cronometro del signor Curro. E Mazara 46 che ha totalizzato 20 punti nelle gare qui al Nino Vaccara. Sono 6 le vittorie della formazione giallorossa, 2 i pareggi, 2 le sconfitte sul proprio campo. Athletic Club Palermo, che d'altro canto in trasferta ha totalizzato 16 punti con 4 vittorie e 4 pareggi. Le restanti 3 partite sono state sconfitte fuori dal Favazza per la formazione ad oggi allenata da Gabriele Cipolla, dopo un inizio di stagione nel quale si sono alternati Vincenzo Giannusa e Pippo Strano. Gli avvicendamenti nella panchina del Mazara 46 invece lo abbiamo detto con il ritorno di Giovanni Iacono dopo la parentesi domenicali. Intanto qui Giamme prende bene posizione su Vincenzo Manfre. Pallone che termina in fallo in rimessa dal fondo, battuta di Keba per Giardina. Questa palla Giardina, poi serve Licata, costretto a ricominciare dietro da Keba perché non c'è il movimento giusto dei suoi compagni. Il rilancio dunque del portiere, la raccoglie Brunetti con la testa, poi Locascio a tenere il pallone in campo, non si capisce con il compagno, sempre Giammè a cercare Licata in anticipo, c'è Mustacciolo che ricomincia dietro da Punzi, poi Camara in mezzo a due nel cerchio di centrocampo, qui Punzi non arriva sul pallone, occhio perché finisce giù, giocatore del Mazara 46, c'è stato un contatto al limite senza falla, una sorta di body check di Mustacciolo, non ha optato per il calcio di punizione, per il fallo il direttore di gara. Situazione anche questa al limite, situazione sicuramente da valutare. È finito giù Alan Miguel Barbero. Ha lasciato correre dopo questo contatto il signor Curro, adottando un metro di giudizio sicuramente che potrebbe premiare in alcuni casi la spettacolarità del gioco.
palla che poi in questa situazione è finita fuori, quindi polemiche e possibilità di proteste dei calciatori in campo che si spengono sul nascere. Fallo laterale per l'Athletic Club Palermo, qui Manfre prende bene posizione, palla per Mustacciolo in palleggio, se la cava bene il Mazzara 46, poi Giardina fa carambolare il pallone sul corpo di Manfre che non è abbastanza attento per andare a recuperare la sfera sulla ribattuta. Caronia gioca per Mercanti, pallone in mezzo, Giammè fuori, c'è Camara che mastica la palla, poi ancora buona per Caronia, palla messa fuori dalla difesa del Mazzara 46 e quindi Barbero fa correre sulla destra Locascio, tentativo potenziale per un contropiede del Mazzara 46 con il 22 che serve Erbini, palla ancora buona per Ferraù che la gioca sempre per Barbero, bravo in controllo con il palleggio, supera l'avversario, poi la mette alta, la congela Di Maria evitando il colpo di testa dell'avversario. Athletic Club Palermo che non rifiata e parte ancora in avanti. Manfre è in posizione di fuorigioco perché si alza la bandierina di Florio. Su questo scatto era sicuramente in posizione di fuorigioco Angelo Caronia, un attimino arretrato rispetto al suo compagno di squadra, il centravanti numero 9. Ha visto il fuorigioco. La terna arbitrale, fuorigioco che ci può stare tutto in questa circostanza. Giammè messo giù, giusta la chiamata ancora una volta di Curro a sanzionare l'intervento del 22 della formazione palermitana. Il gioco che ricomincia con il Mazzara 46 che fa girare il pallone Mustacciolo. C'è una situazione di palla contesa, arriva il fischio di Curro ancora in favore della formazione palermitana. Mustacciolo non controlla la palla, quindi si attenta la squadra ospite, una superficialità di troppo per Mustacciolo che consegna di fatto il possesso agli avversari. Bella, qui la combinazione sulla sinistra è puntuale, nella chiusura Punzi che appoggia su Di Maria, palla ribattuta ma può diventare ancora buona per il Mazzara. No, perché c'è Manfre che palleggia, controlla, serve poi Mendola, prova a passare Mendola in mezzo a due avversari, non ci riesce, quindi Locash sulla destra. Prova ad aumentare i giri della sua corsa, serve poi il compagno, ancora Locascio sulla bella palla di ritorno di Mario Erbini. C'è la chiusura in fallo laterale con lo stesso Locascio che adesso raccoglie il pallone con le mani, cerca il movimento dei compagni, lo trova in Angileri. Poi sempre il 22 a mettere il pallone in mezzo, Locascio con la testa, Barbero che si dispera, non trova lo specchio della porta. Ancora una volta la soluzione delle cross, del colpo di testa cercata dalla formazione di casa come all'ottavo minuto anche adesso. Colpo di testa che finisce fuori. Tanto qui Giammè, attenzione, perché trattiene Manfre. Si avvicina in modo abbastanza minaccioso il direttore di gara, sembrava potesse esibire un cartellino giallo per qualcosa detta dal numero 4 del Mazzara 46 che aveva commesso un fallo a centrocampo su Manfre. Qui i due si chiariscono, una bella stretta di mano e dunque gioco che riprende con il possesso per i nero-rosa. Camara morbido a cercare Giuliano che controlla, ce l'ha sul mancino, ottima chiusura di Giammè che mette in calcio d'angolo.
Hanno cercato lo schema Camara e Giuliano su calcio di punizione con il tocco morbido del 37 all'indirizzo dello scatto del difensore centrale, che però non è riuscito a servire nessun compagno. Ne scaturisce un calcio d'angolo sul punto di battuta, sempre Camara con il mancino a mettere il pallone in mezzo, e Shekeba smanaccia, poi c'è Pomba che mette ancora in mezzo, allontana Locascio, tiene il pallone il numero 21, che serve Punzi, poi Brunetti, pallone sulla sinistra dove c'è Caronia, Camara, sempre Brunetti, eccolo Caronia, difende palla su Angileri che la seconda volta la riesce a recuperare, poi Ferrau senza fallo, Caronia, intervento poi scivolata di Giuliano, mettere il pallone in fallo laterale. Ricomincia da dietro il Mazzara 46 con Giammè, che va al rinvio lungo a cercare Erbini, prende bene posizione, bravo qui Mario Erbini, far valere anche la sua esperienza. Intanto va giù Camara con le mani al volto, vediamo se ci sarà un problema per il calciatore dell'Athletic Club Palermo, e qui si spiega in qualche modo con Salvatore Ferrau. Calcio di punizione per il Mazzara 46 con lo stesso numero 8 sul punto di battuta, vicino a lui c'è anche Giardina, il tocco infatti è per il capitano, e serve poi Barbero, palla morbida sulla sinistra a far correre Simone Erbini, che mette ancora al centro, colpo di testa però sul fondo, non riesce a girarla verso la porta Mario Erbini. È arrivato male su questo pallone, con il corpo troppo avanti rispetto al pallone. Spera che finisce dunque sul fondo, costretto al rilancio l'Athletic Club Palermo. Ancora Mario Erbini, il pallone buono per il 27 che serve in mezzo. Il compagno e il gol del vantaggio per il Mazzara 46. Baldassare, Murania, Gela, Mattia Di Maria, e porta in vantaggio la sua squadra. Su un lancio lungo degli avversari arriva prima il Mazzara 46 e poi la giocata di Mario Erbini a liberare il compagno per la conclusione. Prende la mira Murania e supera Di Maria, e 1-0 vantaggio Mazzara 46 al 24esimo minuto in corso. Sblocca la partita la formazione di Iacono, che osserva sicuramente soddisfatto i suoi dalla tribuna. Caronia, qui viene anticipato, tenta la reazione l'Athletic Club Palermo affidandosi al suo numero 22, poi Mendola, supera Giammè, ancora Mendola, raggiunge il fondo, può metterla in mezzo, morbida, prova a raggiungerla Mercanti in qualche modo, era passato il pallone sull'intervento di Licata, non se l'aspettava più l'attaccante ex CUS Palermo, che non è riuscito a giocarla. Buona comunque la copertura difensiva in questa situazione. È la formazione che adesso è in vantaggio, ci prova Caronia, serve Manfred, Giammè allontana il pallone che diventa buono poi per Simone Erbini. Eccolo qui Mario Erbini, dal suo spunto è nato il gol di Murania. Ferrau, adesso è in fiducia il Mazzara 46, e si vede anche dalla scelta nel tipo di giocata che viene effettuata dai giocatori della formazione di casa. Ferrau ancora una volta l'apertura sulla destra dove c'è Locascio, che mette giù, punta Brunetti, prova ad andare per vie centrali, Locascio entra in area di rigore e mette in mezzo, c'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per
Il Mazzara 46 no, perché l'ultimo tocco è del giocatore numero 22. E dunque rimessa dal fondo, affidata a Di Maria. Al 27esimo del primo tempo, il risultato è sempre di 1-0. Dopo il gol di Baldassare Murania. Brunetti cerca Manfred, sbilanciato dalla marcatura di Giardino. Poi Erbini, lo cascio, girano bene palla, poi ancora il 27 ad accelerare nel controllo superando l'avversario, lo mette giù Camarà, che si becca anche il cartellino giallo, il primo ammonito nell'Athletic Club Palermo, il primo ammonito della partita è Camarà. Primo calciatore dunque ad essere iscritto nel taccuino dell'arbitro. E da questa posizione si presenta Rosario Licata. E da questa posizione nella gara di andata Rosario Licata ha deciso il match tra Mazzara 46 ed Athletic Club Palermo con il tiro direttamente verso la porta, con il quale allora riuscì a superare Davide Ragone, portiere che difendeva la porta dell'Athletic Club Palermo. Parte Licata, Di Maria si allunga, ma ha cercato il bis Rosario Licata rispetto alla gara di andata. Conclusione che ricorda molto il gol in quella circostanza trovato dal numero 5 del Mazzara 46, adesso il calcio d'angolo per la squadra di casa con Ferrau sul punto di battuta. Vedremo se cercheranno lo schema ragazzi di mister Iacono, salgono anche Giardina e Licata. Pallone in mezzo con un pugno, allontana Di Maria a mettere il pallone in fallo laterale. Mazzara 46 tutto in avanti a cercare immediatamente il gol del raddoppio. Qui ripiega bene Antonio Mercanti a mettere palla in fallo laterale quando ci avviciniamo ormai alla mezz'ora in questo primo tempo. Pallone scodellato con le mani direttamente al centro dell'area. Murania prova ancora a girarsi ma non trova lo specchio. Pallone finisce fuori. La battuta corta con Punzi. Supera un avversario. Poi Pomba, aggredito da due, ma con il pallone attaccato al piede. Esagera forse Murania. Il pallone per Erbini! Con la sfera che poi supera la linea di porta nonostante il tentativo di salvataggio di Simone Giuliano. La rete di Erbini, la rete del raddoppio per il Mazzara 46. E qui grave la disattenzione dei Nero Rosa con Pomba che esagera un attimino di più e il pallone è recuperato. Poi in quella circostanza non sbaglia Erbini, che stava giocando già una partita incredibile, veramente da applausi. Il numero 27 trova anche il gol. Dopo l'assist a Murania, adesso trova la gioia per il gol. La gioia del gol è 2-0 alla mezz'ora. Il raddoppio del Mazzara 46 su un Athletic Club Palermo che aveva giocato bene i primi 10 minuti e poi è calato abbastanza nel corso di questa gara. Qui Camara spinge l'avversario commettendo fallo. Possesso ancora per la squadra mazzarese. Giardina
sul punto di battuta, il lancio lungo, a cercare lo scatto di Murania che mette giù, Punzi alla meglio, recupera e poi serve Brunetti che prova ad accelerare. Palla intercettata con tranquillità da Giardina che poi la gioca in avanti per Barbero, ancora Erbini, può mettere in mezzo con il mancino, eccolo il cross del numero 7 ad allontanare Giuliano, pallone messo ancora avanti da Licata, poi Mercanti si rifugia in fallo laterale, eccolo qui Licata. Mustacciolo con l'esterno, serve Camara, ancora un errore nel controllo e un recupero del Mazzara 46 che prova a liberare l'imprevedibilità di Erbini, questa volta gli soffia il pallone e Pomba, Caronia, morbido verso Mendola e c'è il fallo commesso da Giammè con il cartellino in mano, il signor Curro ammonisce anche il numero 4 del Mazzara 46 e dunque un ammonito per parte, Camara per l'Athletic Club Palermo, Giammè per il Mazzara 46 quando sono passati 33 minuti dal calcio d'inizio e 2-0 il risultato per la formazione di casa. Attenta la reazione l'Athletic Club Palermo, Manfred riesce a spizzarla con la punta del piede per l'inserimento di Antonio Mercanti, si alza però la bandierina ancora una volta di Di Florio, palla recuperata dunque dal Mazzara 46, Barbero prova a controllare, arriva su di lui Punzi, l'ultimo tocco è però di un giocatore dell'Athletic Club Palermo e dunque ancora Erbini, tiene palla a Camara, poi Manfred gioca in orizzontale cercando l'inserimento di Mendola, Locascio mette il pallone ancora in out, Manfred in palleggio, tiene il pallone, c'è stata la trattenuta però di Giammè, ancora una volta calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, un gioco che ancora è fermo perché Curro è a colloquio con Vincenzo Manfred. Lancio verso Caronia, nasconde il pallone a Locascio, può andare anche a calciare da lì Caronia che poi lotta contro Ferraù per difendere il possesso di palla, la tiene bene Brunetti che gioca per Camara, ancora Brunetti si butta in mezzo Mendola e libera di fatto la possibilità di raggiungere il pallone a Caronia che poi subisce fallo nel contatto con Ferraù, non la prende bene Gino Giardina. Al calcio di punizione concesso all'Athletic Club Palermo, Angelo Caronia subito va sul pallone, su quella mattonella, insieme a Camara, qualche passo più dietro. C'è Pomba. Vedremo se andrà direttamente a cercare la porta all'Athletic Club Palermo con uno dei due giocatori che adesso è sul punto di battuta, ovvero Camara e Caronia. Arriva il fischio, parte Camara in mezzo all'area di rigore e la spizzata in calcio d'angolo di Barbero. C'erano sul secondo palo appostati Giuliano e Mendola, calcio d'angolo che adesso Mustacciolo vuole battere velocemente, poi lascia il compito ad Angelo Caronia che alza le braccia, chiama forse uno schema, occhio al movimento in mezzo, sale Giuliano al centro dell'area di rigore, il pallone sul primo palo per Mendola, poi Camara, conclusione abbondantemente fuori dallo specchio della porta, non riesce a preoccupare Kebba, palla che finisce in out
Barbero prova ad andare, lui palla al piede, se la allunga troppo, finisce fuori, fallo laterale. Adesso possesso ancora per l'Athletic Club Palermo. Licata, palla recuperata poi da Mercanti. Manfre stoppa il passaggio dell'avversario restituendo palla al Mazzara 46, poi Erbini arriva ancora sulla sfera, punta Giuliano, palla ancora buona per la formazione di casa. Bella l'idea del cambio di gioco dove c'è Locascio che punta Brunetti, ancora il 22, cerca il movimento del compagno, lo trova in Ferrau, tutto di prima, va ancora il 22, esce dalla linea dei difensori Punzi, evitato, lo scarico è per Erbini che può mettere in mezzo un cross da lì, poi preferisce ragionare e ricominciare da dietro per non perdere il possesso ed esporsi al rischio di un contropiede. Pallone lanciato sulla destra dove Locascio prova a controllare. Brunetti prende posizione, poi il tocco deviato, la palla allontanata da Di Maria, diventa incredibilmente un assist per Caronia che aspetta forse la sovrapposizione di un compagno, mette Angileri in fallo laterale. Brunetti per Camara, ancora il pallone Idrissa Camara, cambio di gioco per Mussacciolo, Pomba di ritorno sempre per Mussacciolo, ma lo recupera Barbero, quindi il pallone ancora per il Mazzara 46. Punzi, palla per Camara che ritorna dietro al suo compagno di squadra. Camara che ritorna in qualche modo qui a Mazzara, lui che ha giocato nel Mazzara Calcio in una stagione nel campionato di eccellenza nello scorso campionato, prima del passaggio poi al Santa Croce questo inverno, è arrivato all'Athletic Club Palermo. Caronia cerca Manfre che scatta sulla linea dei difensori, lo scarico di Locascio per Keba. Pallone ancora sul numero 22. Va alto in pressing Brunetti, poi la palla in verticale, ancora buona per Miguel Barbero. La tocca in mezzo dove c'è Murania. Salva tutto Mustacciolo, rischiando forse qualcosa, ma con sicurezza la mette in calcio d'angolo e poi una strigliata. I suoi compagni di squadra, occasione per il 3-0, per mettere probabilmente la parola fine a questa partita per il Mazzara 46 in contropiede, vanificata da un ottimo ripiegamento difensivo di Mustacciolo che sventa così l'ennesima palla gol per il Mazzara 46. Si fa vedere Locascio sul calcio d'angolo, può mettere in mezzo ancora il 22, non la trova Erbini. La palla è stata deviata per ultimo da un giocatore dell'Athletic Club Palermo, secondo la terna. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Il risultato è di 2-0. Pallone messo in area con la testa Erbini. Mario Erbini controlla, spalla alla porta, chiedono un tocco, poi la conclusione sul fondo, occasione per Simone Erbini che si è trovato lì, quel pallone che rimbalzava, calciato al volo, non ha trovato lo specchio della porta. Il numero 7 del Mazzara 46 al momento è avanti nel risultato. Giardina lotta con Manfre. Il tocco irregolare del numero 9 dell'Athletic Club Palermo, poi Locascio prova a fare lo slalom fra due avversari. Ferrau, ancora il pallone per il numero 8. Pomba, intervento su Murania, falloso. Calcio di punizione concesso al Mazzara 46.
adesso va a sistemare il pallone sul punto di battuta ancora una volta Rosario Licata. Continua a correre il cronometro, ne mancano tre alla fine del primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosa da recuperare. Partita che comunque ha avuto un ritmo abbastanza scorrevole. Licata cerca la soluzione astuta con il passaggio a sinistra dove c'era Erbini, la chiusura di Mercanti. Miguel Barbero alla battuta del fallo laterale, qui aspetta il movimento del compagno, lo trova in Angileri, pallone mezzo ancora in mezzo, Di Maria con le mani fa sua la sfera, adesso vuole i compagni in avanti, non si alza velocemente l'Athletic Club Palermo, quindi ricomincia prima da Giuliano poi da Brunetti che supera un avversario, ancora Camara, si fa vedere Mendola, tocco seppur rischioso va a buon fine del numero 37 sui piedi di Punzi e poi ricomincia da Mustacciolo l'apertura, il cambio di lato dove c'è Caronia che chiedeva un tocco con un braccio di Locascio, non c'è secondo il direttore di gara, poi la sfera che viene buttata dall'altra parte del campo, Brunetti, Manfre cerca un compagno, palla che finisce fuori, ancora un fallo laterale, questa volta i ritmi cominciano ad essere più lenti, le due squadre, soprattutto il Mazzara 46 a questo punto aspetta soltanto di andare nello spogliatoio per rifiatare, sicuramente soddisfatto da quella che è stata la prima frazione di gioco. Certo, non si può dire lo stesso dell'Athletic Club Palermo, che sotto di 2-0. Licata. Ferraù. Pallone ancora sulla destra, dove c'è Locascio, Brunetti con la testa. Cerca Caronia. Serve una reazione per la formazione nero-rosa e chissà cosa dirà i suoi Gabriele Cipolla nello spogliatoio. Punzi qui in copertura, bravo, ancora il numero 24, poi si complica però la vita e quindi Murania recupera, ce l'ha sul destro, può mettere in mezzo, risponde ancora presente Andrea Punzi che mette il pallone ancora in fallo laterale. Ferra lascia Locascio, pallone poi in mezzo va giù Murania, non c'è fallo questa volta, occhio all'Athletic che riparte con Manfrea, a sinistra c'è Caronia, a destra Mercanti, il tocco è per il 22, Caronia, il gol dell'Athletic Club Palermo che riapre la gara al 46esimo minuto in corso nell'extra time del primo tempo. Angelo Caronia fa 2-1, riporta in partita i nero-rosa ed è un gol importante anche dal punto di vista del morale, perché andare negli spogliatoi freschi di un gol appena segnato sicuramente farà bene alla formazione palermitana, deve rimanere concentrato il Mazzara 46 che il primo tempo lo ha giocato benissimo, primo tempo che va in archivio, adesso è 2-1 il risultato. Alla fine dei primi 45 minuti la rete di Murani al 24esimo e il raddoppio di Erbini alla mezz'ora,
avevano portato in vantaggio per 2-0. Il Mazzara al 46 la riapre al 46esimo minuto. Angelo Caronia, servito da una bellissima palla di Vincenzo Manfre. Squadre che si separa, che sono separate, che sono divise soltanto da un gol, vanno adesso negli spogliatoi. Noi ci fermiamo soltanto qualche minuto, tra pochissimo ancora qui dal Nino Vaccara di Mazzara del Vallo per il secondo tempo di Mazzara 46 Athletic Club Palermo. E siamo tornati in campo, siamo tornati dal Nino Vaccara, stadio comunale di Mazzara del Vallo, per assistere al secondo tempo tra Mazzara 46 ed Athletic Club Palermo. Gara fissa sul risultato parziale di 2-1 per la formazione giallo-rossa, con gli ospiti che hanno riaperto in qualche modo la disputa al 46esimo minuto, nell'unico minuto di recupero, 45-40. A dire il vero, il gol di Angelo Caronia, 11° centro in campionato per quello che è in attesa di sapere cosa succede negli altri campi. Al momento sarebbe il capocannoniere in solitaria del girone A del campionato di eccellenza. Mazzara 46 che comunque ha meritato il vantaggio nella prima frazione di gioco, ha approcciato meglio la partita rispetto agli avversari. Forse Ray di aver sottovalutato un attimino l'impegno contro una squadra che ancora non ha conosciuto la vittoria nel 2024, quella del Mazzara 46, ma che ha meritato il vantaggio della prima frazione di gioco maturato dai gol di Murania ed Erbini. Intanto qui il lancio per Miguel Barberò, che può appoggiare per Erbini, allontana, pomba, questa volta è abbastanza più concreto il numero 21 della formazione nero-rosa, che in occasione del 2-0 firmato proprio da Mario Erbini e invece è stato troppo lezioso con un pallone sulla tre quarti che poi è costato il recupero della squadra avversaria e la rete del momentaneo 2-0. Intanto Mustacciolo prova a mettere in mezzo, c'è la deviazione, la chiama Kebba che la congela tra le mani e poi ricomincia sulla destra, dove Locascio prova a mettere il turbo. Ha giocato un ottimo primo tempo, chiamato tanto in causa il numero 22 nella ripresa. Non ci sono ancora sostituzioni né da una parte né dall'altra, con Iacono dall'altra parte in tribuna perché deve osservare un turno di squalifica dopo la gara contro la Nissa, persa per 1-0 dopo il gol di Dall'Oro della formazione attualmente prima nel girone A, e Gabriele Cipolla che invece è regolarmente al suo posto in panchina. C'è tanto movimento sia da una parte sia dall'altra, ma non ci sono stati cambi nei 22 in campo. Qui il pallone è recuperato da Pomba. Manfre tocca di prima per Caronia e spinge in avanti l'Athletic Club Palermo a caccia del gol del pareggio. La sovrapposizione di Mendola riempie l'area di rigore. Manfre con Mercanti, ma recupera bene il pallone Giardina. Poi sfera che è uscita lateralmente e dunque fallo laterale, rimessa con le mani per il Mazzara 46. Caronia messo giù, c'è calcio di punizione, va Camara sul punto di battuta. Due uomini in barriera per Kebba. In avanti va a saltare anche Punzi insieme a Giuliano, solito specialista per i nero-rosa delle palle inattive. Pallone messo in mezzo, allontana la difesa, è buono per Pomba che serve Mustacciolo. Palla ancora in mezzo, ci arriva Manfre, super parata di Kebba, ma il gioco era fermo per una posizione di fuorigioco di Antonio Mercanti. 4 minuti nella ripresa, prima occasione da rete quella per l'Athletic Club Palermo. Con il fuorigioco fischiato a Mercanti, ma era riuscito a mettere una pezza enorme, grande
quanto tutto lo stadio cheba. Mettere il pallone in calcio d'angolo, Cheba che poi va a rinviare dalle parti di Giuliano che copre e chiude in fallo laterale. Ricordiamo due ammoniti nel corso del primo tempo, uno per parte Camara nell'Athletic Club Palermo, Giammè nel Mazzara 46. E qui ancora un fischio del signor Mirko Curro della sezione di Messina, coadiuvato quest'oggi da Ezio Vesco di Trapani, primo assistente, Irene Di Florio della sezione di Palermo, seconda assistente, che adesso si appresta a valutare la partenza dei giocatori del Mazzara 46 su questo calcio di punizione sul punto di battuta Ferraù. La rincorsa del numero 8, ma uno schema, il pallone a destra dove c'è Locascio che prova ad entrare all'interno dell'area di rigore, lo ferma Camara, non c'è nulla, si continua, intervento sul pallone per il numero 37 e poi mette in movimento Pomba che riesce a trovare soltanto un fallo laterale, magra consolazione per un tentativo di ripartenza in contropiede dell'Athletic Club Palermo. Tanto è pronto un cambio nel Mazzara 46. Pronto Giovanni Pace ad entrare in campo. Lascia il posto l'autore del gol dell'1-0 al 24esimo, aveva segnato Baldassare Murania. Eccolo qui l'ingresso in campo di Pace. Pace entra dal lato sotto la nostra tribuna, Murania che era più vicino all'altra parte del campo, uscito di là. Ecco l'ingresso del numero 18, prima mossa dei due allenatori. Primo cambio dunque al sesto del secondo tempo. Fallo laterale, battuto, subito a cercare Pace, appena entrato in campo il numero 18. Tanto recupera Brunetti, il lancio a cercare a sua volta Manfre, poi Pomba sul pallone nella corsia mancina, evita Giammè, bella la palla almeno nelle intenzioni, ma non c'era nessuno dell'Athletic Club Palermo e recupera dunque il Mazzara 46, Brunetti a mettere il pallone ancora sul piede di Caronia, poi Camara a cercare lo scatto di Mercanti, Caronia trova il pallone ribattuto, libera una conclusione con il destro che termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta senza preoccupare Cheba. E rinvio dal fondo adesso per il Mazzara 46. Erbini. Punzi, infastidito dal sole. Lo vedete dalla mano davanti al volto messa dal calciatore, dal difensore dell'Athletic Club Palermo nell'andare a raccogliere il pallone. Vedremo se questo potrà diventare un fattore nel corso della gara. Fallo laterale, Mustacciolo a cercare Manfre, Angileri riesce ad allontanare, poi Camara dietro per Giuliano, scarica su Di Maria, palla sulla corsia mancina dove Brunetti prova ancora a farsi vedere mettendosi in moto con il pallone, ma recupera Locascio che trasforma dunque l'azione in offensiva. Ancora il 22 del Mazzara 46, messo giù da un brutto intervento di Luigi Mendola, ammonizione anche per il 20 dell'Athletic Club Palermo, completamente in ritardo, è andato sull'uomo qui
Mendola, che diventa dunque il terzo ammonito di questa partita. A 9:20 sul cronometro nella ripresa del direttore di gara. Ferrau sul punto di battuta per il Mazara 46, non c'è movimento, lo trova dunque dietro in giardina, poi la palla di Barbero a cercare in avanti un compagno, c'è Di Maria che esce con le mani tranquillo e sicuro e poi cerca il movimento verso Manfre che va a prendersi il calcio di punizione su Licata, che si prende anche il cartellino giallo, ammonizione dunque anche per il calciatore del Mazara. Torna in parità dunque lo score degli ammoniti, due per parte. E qui Giardina va a chiedere spiegazioni al direttore di gara perché a suo avviso troppo generoso il cartellino giallo per il numero 5 del Mazara 46, abbiamo detto del Mazara 46 che non è riuscito ancora a conoscere la gioia della vittoria nel 2024, Athletic Club Palermo che lo ha fatto ma solo in un'occasione, in trasferta contro il Casteldaccia. Caronia mette il pallone in mezzo, Camara, palla per Mussacciolo, prova a mettere ancora lui in mezzo, fuori la difesa in anticipo, c'è Pomba che poi perde il duello con Locascio, intervento scivolata del numero 21, in questa occasione non c'è il cartellino per il direttore di gara, calcio di punizione per il Mazara 46, dicevamo dell'unica vittoria nel nuovo anno solare per l'Athletic Club Palermo in casa del Casteldaccia, la vittoria per 1-2 decisa dalla doppietta di Angelo Caronia con il gol nel finale, poi c'è stata una sconfitta in quel di Favara, una sconfitta anche nel proprio stadio, quello del Favazza, e poi soltanto pareggi per la formazione di mister Cipolla. Intanto c'è un secondo cambio per il Mazara 46 con Michele Perrone col numero 30 che entra in campo pronto a dare forze fresche alla sua squadra che qui continua ad attaccare, continua a giocare con Locascio. Ferrau, tocco a sinistra, l'anticipo di Mustacciolo che prova a partire, in mezzo c'è Manfre, sulla sinistra Caronia, fa tutto solo Mustacciolo, ma da lì non si passa perché c'è Rosario Licata che gli prende bene posizione. Poi Mazara 46 che gestisce male questa palla, già giocata da fallo laterale per l'Athletic Club Palermo, Mendola la spizza con la testa, Jammè la mette al sicuro, dove c'è Kebba e la blocca il numero 12 del Mazara 46, prossima gara, prossimo impegno della formazione allenata da mister Iacono sul campo difficilissimo di quella che è la sorpresa del girone A, ovvero il Castellammare che si presenta a questo turno di campionato una posizione in classifica sopra rispetto al Mazara 46 e dunque al terzo posto. Poi è da vedere l'andamento delle gare della 22esima giornata. Ciò che è sicuro è che ci sarà spettacolo in quel del Matranga di Castellammare nella prossima giornata, in cui l'Athletic Club Palermo invece in casa affronterà la Don Carlo Misil Meri. Entrambe le gare verranno giocate di sabato e dunque settimana corta sia per Athletic Club Palermo sia per Mazara 46. Quella che aspetta i due tecnici a
partire dalla giornata di domani. Punzi mette giù con il petto, poi Mustacciolo a cercare in avanti Manfre, tiene bene il pallone Angileri nel duello con Mendola. La palla ancora per il Mazzara 46, Pace, eccolo qui il calciatore entrato al sesto minuto del secondo tempo, ancora tenta la sterzata, su Pomba il calcio d'angolo concesso dal direttore di gara, qui va a chiedere spiegazioni sia Mustacciolo sia Punzi al direttore di gara. Calcio d'angolo per il Mazzara 46. Pace alla bandierina, mette in mezzo Camarà, fuori il pallone, occhio Angileri che prova a controllare la sfera, l'ultimo tocco è suo e dunque fallo laterale per l'Athletic Club Palermo. Che può rimettere in movimento il pallone, cercare Manfred, la spizzata dietro per Camara, lo cascio, poi Mendola ancora per la velocità di Mercanti, alla meglio sempre Rosario Licata, monumentale lì dietro in difesa. Quest'oggi davvero difficile da superare il difensore numero 5. Camara, Athletic Club Palermo e prova a sfondare in avanti, lo fa con Mustacciolo, il cross in mezzo, risponde presente Barbero, Mustacciolo alla battuta del fallo laterale, serve Mercanti, su di lui due avversari, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia nero o rosa e dunque fallo laterale per la formazione di casa, mentre ci sono due cambi per l'Athletic Club Palermo. Al 17° del secondo tempo entra Pucci per Camara ed entra Arcoleo per Pomba. Ecco dunque come cambia la formazione di Mister Cipolla. Al 18° minuto in corso del secondo tempo e qui spende un fallo Antonio Mercanti, dunque calcio di punizione per il Mazzara. Ferrao, ha ricominciato il gioco il Mazzara. Ancora Ferrao in mezzo, a cercare Perrone, poi Brunetti con la testa tra le mani di Di Maria, velocemente restituisce il pallone al suo compagno, il portiere dell'Athletic Club Palermo, Erbini, dietro per Pace. Ancora il cambio di fascia, lo cascio per Barbero, poi Licata, ancora nel rinvio, troppo lungo, palla che finisce in fallo laterale. Fallo laterale mentre Licata prova a gestire il movimento dei suoi compagni di squadra da dietro. Recupera palla l'Athletic Club Palermo con Manfred, poi Pucci, serve Brunetti, palla che si alza sulla sinistra, Caronia, ancora Pucci di prima,
a trovare Caronia. La sterzata nasconde il pallone. Pucci in mezzo a due prova ad andare, palla al piede. Il giocatore appena entrato in campo. Poi Mustacciolo mette in mezzo per Manfred. È il gol dell'Athletic Club Palermo che non viene convalidato perché si alza la bandierina. E dunque è tutto fermo, fuori gioco. Gol annullato. Aveva sfiorato Keba su questa bella conclusione di Vincenzo Manfred. Si muove bene a quanto pare la linea dei difensori del Mazzara 46 con il fuorigioco sbandierato dal signor Ezio Vesco della sezione di Trapani. Pucci difende il pallone con il tocco in verticale, trova poi Mendola, qui un rimpallo, occhio al fischio del direttore di gara che non concede qui il vantaggio a Caronia, ed ecco il motivo delle proteste del calciatore dell'Athletic Club Palermo. A suo avviso avrebbe gradito la regola dell'applicazione, la regola del vantaggio, perché era una potenziale azione in contropiede quella per la formazione ospite. Ha fischiato invece il fallo il signor Curro. Prima Zara 46 che recupera il pallone. Barbero, tocco per Pace che va via bene a Mustacciolo. Il recupero del 27 in modo falloso va sull'uomo. Calcio di punizione sul versante sinistro dell'area di rigore. E da lì la soluzione con il pallone in mezzo può essere davvero pericolosa. Mazzara 46 a caccia del gol del 3-1. Qualche istante fa Athletic Club Palermo che continua a rammaricarsi per il gol annullato a Vincenzo Manfred. Un secondo tempo in cui la formazione nero-rosa ha sicuramente dimostrato qualcosa in più rispetto alla prima frazione di gioco. Mazzara 46, che naturalmente forte di un vantaggio, ha dovuto cambiare il proprio schema, pensando anche di più a difendere. Intanto quel pallone su Giammè, provvidenziale l'intervento di Simone Giuliano che con la punta del piede riesce a difendersi in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per la formazione di casa. Licata sul punto di battuta. Prima c'è stato un grande salvataggio di Giuliano su Giammè. Intanto arriva il fischio del signor Curro. Qualche istante prima di battere c'è prima da catechizzare Punzi e Perrone. Al centro dell'area arriva il fischio, pallone messo sul secondo palo, lascia sfilare Mustacciolo e poi la palla in rimessa dal fondo con la battuta di Di Maria, corta per Giuliano che passa poi da Brunetti. Pucci, serve Arcoleo, primo pallone giocato dal calciatore appena entrato in campo per l'Athletic Club Palermo. Lancio lungo a cercare Caronia, si alza la bandierina, è fuori gioco, sanzionato al 22 dell'Athletic Club Palermo. Dunque possesso che ritorna al Mazzara 46. Dio di Keba. Occhio a Brunetti che interviene in scivolata. Mette il pallone in fallo laterale
e la difesa dell'Athletic Club Palermo, adesso costretta a rimanere sull'attenti. Athletic Club Palermo con la decima migliore difesa del campionato, 25 sono i gol subiti in stagione prima di questa partita. Naturalmente con le due reti fin qui segnate in nero rosa vanno a quota 27, Mazzara 46, che invece ha fatto meglio, quarta posizione, quarta miglior difesa per la formazione, adesso allenata da Iacono, con 18 gol subiti dopo la rete siglata da Angelo Caronia. Mendola, tocca a Manfre, poi Mercanti, tocco per Caronia, ancora Mercanti, può mettere in mezzo, palla che passa, Arcoleo con la testa non riesce a colpirla, è buona ancora per Pucci che trova il muro, pallone ancora nero rosa, Mustacciolo mette in mezzo, Mendola prova a deviarla, palla che finisce poi sul fondo. Si ricomincerà dalla rimessa dal fondo, ma erano finiti a terra due giocatori. Barbero per il Mazzara 46, Caronia per l'Athletic Club Palermo. Poi Mendola che era andato a cercare il colpo in spaccata sull'uscita di Ikeba, non c'è stata la deviazione del portiere del Mazzara 46, direttore di gara che prima di concedere il calcio d'angolo o la rimessa dal fondo si è consultato con il signor Vesco, il primo assistente che era proprio lì da quella parte a osservare la dinamica dell'azione. La scelta è quella del rinvio dal fondo. Intanto staff sanitario che ha fatto il suo dovere in campo nel soccorrere il calciatore numero 6 del Mazzara 46, Alan Miguel Barbero, che adesso è a bordo campo in attesa di riprendere posto lì sulla sua corsia mancina. Intanto Mercanti, l'inferiorità numerica del Mazzara 46, Caronia gestisce il pallone, va giù nel contatto con Locascio e calcio di punizione sanzionato dal direttore di gara, che adesso riaccoglie nei 22 in campo anche Barbero. Calcio di punizione ancora per i nero rosa. Caronia, il solito Caronia sul punto di battuta. Athletic Club Palermo che rimane a protezione soltanto con Brunetti e Mustacciolo. Tutti gli altri sono in avanti con Pucci al limite dell'area. Va Caronia verso la porta, Keba in due tempi la fa sua, poi tiene lì il pallone, attende qualche secondo in più l'arrivo di Mercanti, mettendo tutta la sua esperienza Giuliano. Poi Punzi ad impostare la manovra per l'Athletic Club Palermo, tocco per Mercanti, perde palla, ancora Punzi duro qui sul pallone, arriva il calcio di punizione per il Mazzara 46. Punzi che sembrava aver colpito il pallone, però con molta irruenza probabilmente ha preso anche altro, è finito giù Erbini, autore del gol del 2-0, tra l'altro è dell'assist nel gol iniziale di Murania, entrambe le reti, anzi tutte e tre le reti, le due del Mazzara 46, è la rete che ha riaperto in qualche modo la gara dell'Athletic Club Palermo, sono arrivate al primo tempo. Murania al 24esimo, alla mezz'ora
Erbini al 46esimo nel primo minuto e unico di recupero della prima frazione di gioco, gol di Angelo Caronia. Ferrau, cercare un compagno in mezzo, palla che sfila in rimessa laterale. Brunetti con le mani si libera bene Manfred, poi guadagna anche un fallo. Tanto da quelle parti fa come se fosse in panchina, naturalmente Iacono fa sentire il suo apporto ai suoi calciatori lì a pochi passi. Ricordiamo, deve scontare un turno di squalifica. Cambio di lato per l'Athletic Club Palermo con Arcoleo, il classe 2006, entrato in campo in questo secondo tempo. Gioca morbido a cercare Mercanti, poi Pace. Ancora il duello che si rinnova. Punzi ed Erbini. Qui Arcoleo va giù, guadagna un calcio di punizione sull'intervento di Michele Perrone. Non la prende bene il Mazzara 46, che va a protestare anche con Gino Giardina, che si allontana il capitano dalla sua linea dei difensori per andare a chiedere spiegazioni al direttore di gara, che però questa situazione dice di non aver dubbi. Ed è calcio di punizione per l'Athletic Club. Ancora una volta Caronia sul punto di battuta quando siamo ormai alla mezz'ora. Mancano 15 alla fine della gara e c'è ancora qualcosa da chiarire al limite dell'area di rigore, con un colloquio abbastanza acceso tra Barbero e Punzi. Forse coinvolge anche Giuliano. Adesso arriva anche il direttore di gara, naturalmente, a mettere la calma, a dare l'ultimatum su ogni tipo di errore disciplinare e di condotta. Arriva il fischio, Caronia mette in mezzo Mercanti, non ci arriva Mendola sul secondo palo, la palla sul fondo sfuma questa possibilità per l'Athletic Club Palermo. Adesso è Keba sul punto di battuta. Rinvio all'altezza del cerchio di centrocampo con la testa Giuliano. Lo cascio, mette giù alle sue spalle, arriva anche Caronia. Poi Angileri intercetta bene Brunetti, sempre il 14, con la testa riesce a mandarla avanti dalle parti di Lo Cascio. Buona la palla sempre per il Mazzara 46, arrivano però in due sul pallone degli avversari, poi tocco di esterno fuori misura, troppo lungo, della formazione nero rosa con Keba che addomestica il pallone senza troppe difficoltà. Lancio lungo, c'è Mario Erbini sul pallone, in chiusura Giuliano, mentre continuano a riscaldarsi dei giocatori nell'Athletic Club Palermo, Caruso, Corsino, Antona e Graci, e invece sono pronti per fare il loro ingresso in campo nel Mazzara 46. Vincenzo Russo con la maglia numero 17 e Girolamo Cristaldi con la maglia numero 19. Vedremo se il cambio sarà effettuato proprio adesso, visto che c'è anche un uomo a terra. Si tratta di Mario Erbini.
Erbini che è claudicante, va a bordo campo, vedremo se saranno effettuati i due cambi già pronti con Cristaldi e Russo. Sono a bordo campo. Ecco, intanto il 19, Girolamo Cristaldi. Sono pronti ad entrare i giocatori. Intanto è pronto anche nell'Athletic Club Palermo Gianmarco Corsino. Vediamo se entrerà adesso. Infatti è così. Cristaldi prende il posto di Ancileri. C'è da capire per mister Iacono se Erbini potrà continuare la partita. No, non è così perché Russo prende il suo posto. Nell'Athletic Club Palermo entra Gianmarco Corsino al posto di Brunetti. Anche lui è uscito dall'altra parte del campo. Quindi tre nuovi ingressi, due nel Mazzara 46, uno nell'Athletic Club Palermo. In questo 35esimo minuto, 10 minuti a disposizione di Cristaldi, Russo e Corsino. Questo finale, naturalmente, con obiettivi diversi, perché se la formazione di mister Iacono ha interesse a congelare questo risultato sino alla fine, l'Athletic Club Palermo manda in campo Gianmarco Corsino per provare quantomeno a scuotere la gara in cerca di un punto che eviterebbe la sconfitta fuori casa. Giuliani. Arcoleo gestisce il pallone, poi lascia Mostacciolo. Pucci. Apertura a sinistra. C'è Mendola che porta palla, allarga dove c'è Corsino, palla recuperata solo per un attimo da Arcoleo, poi Mostacciolo, il cross ancora a cercare l'inserimento di Manfred, allontana la difesa con Locascio. Eccolo qui Corsino, che gioca il primo pallone della sua gara. Pucci. Mendola per Caronia prova a far correre con il tacco, ma l'ultimo tocco è giallo-rosso. Dunque, ancora Athletic Club Palermo. Pucci. Apertura per Mustacciolo. Prova a farsi vedere Arcoleo. Mustacciolo. Palla per Mercanti. Che controlla, si butta dentro Arcoleo, eccolo Mercanti che serve Corsino, può andare al cross da lì, prova a sfondare, Barbero mette in calcio d'angolo, opportunità dalla bandierina per l'Athletic Club Palermo, quando ormai non manca più tantissimo, 38esimo minuto in corso, pallone in mezzo, Kebba fa suo il pallone in anticipo su Giuliano. Mancano 7 più un recupero alla fine della gara. Prende tutto il tempo a sua disposizione Kebba, che poi va al rinvio lunghissimo. Giuliano. Locascio. Poi c'è l'anticipo di Giuliano. Ecco Mercanti che tenta l'apertura sulla sinistra. Dove c'è Caronia, chiedono un tocco della formazione avversaria, quelli dell'Athletic Club Palermo. Tocco che non c'è stato, secondo la terna arbitrale. Dunque, fallo laterale per il Mazzara 46. Mercanti commette fallo. Fallo
Poi ancora Mazzara 46 con Licata. Gestisce il pallone, Giammè. Pallone messo in mezzo a cercare qualche soluzione. Non c'è nessuno della formazione di casa. Sfera che dunque verrà rimessa in gioco da Di Maria. Caronia. Pucci. Adesso è abbastanza chiuso il Mazzara 46. Provano a girare il pallone da destra a sinistra. Quelli dell'Athletic Club Palermo. Ma si chiude ancora bene lo scrigno difensivo della formazione di Iacono. Prova a sfondarlo. Manfre. Alla contesa in questa situazione con qualche richiesta da parte dei Nero Rosa non c'è nulla, si continua a giocare, poi sempre bravo di esperienza a prendere secondi in più Keba. Tanto è pronto anche un altro cambio nell'Athletic Club Palermo. Arcoleo lascia il pallone a Corsino. Poi bravo a prendere posizione Cristaldi, che è entrato in campo al 35esimo. Allora, il fallo laterale. Corsino tenta la sterzata, va giù. Calcio di punizione per la formazione nerorosa con l'intervento di Barbero, giudicato irregolare da parte del direttore di gara nel tentativo di dribbling di Gianmarco Corsino. E intanto chiede il cambio, forse l'Athletic Club Palermo prova ad attirare l'attenzione del direttore di gara. Cambio che viene effettuato adesso, esce Mercanti, entra Caruso, ed è un cambio che la formazione nero-rosa vuole fare subito, prima della battuta di questo calcio di punizione, per approfittare della presenza del suo numero 18 all'interno dell'area. Mostacciolo sul punto di battuta, due uomini in barriera per Keba. Tutto il Mazzara 46 all'interno della sua area di rigore. Athletic Club Palermo che ha ridosso soltanto Corsino e Pucci. Parte Mostacciolo, mette in mezzo Manfre, non ci arriva, poi Caruso calcia e trova il muro. Palla messa in fallo laterale. C'era stato un contatto tra Keba e un giocatore avversario. Gioco che qui ricomincia, ma Keba è giù e dunque arriva l'intervento del direttore di gara che deve, da regolamento, fermare il gioco. Keba che è rimasto infortunato dopo appunto questo contatto all'interno dell'area di rigore sullo svolgimento del calcio d'angolo, del calcio di punizione della formazione avversaria. Calcio di punizione a due metri dalla lunetta del calcio d'angolo, quindi è come se fosse stato un calcio d'angolo ravvicinato che ha visto la possibilità per i Nero Rosa di andare a concludere con Caruso, poi murato dalla difesa avversaria. Caruso è entrato in campo proprio per la battuta di questo calcio di punizione e per questo finale di gara. È stato il cambio, l'ultimo cambio probabilmente per mister Cipolla. Quando siamo all'89esimo minuto,
Ultimo giro di lancetta al 90esimo, poi sarà a recupero. Mustacciolo mette in mezzo a cercare Giuliano, poi Pucci ancora morbido sulla destra dove arriva Corsino. Qui è stato difficile comunque l'intervento difensivo di Barbero e poi il tocco con la mano di Corsino. Dicevo difficile l'intervento di Barbero perché sembrava una lettura sicuramente semplice lì all'interno dell'area di rigore, però con un avversario che arriva in corsa sul vertice dell'area di rigore, la palla alta, rischi di commettere fallo e di concedere penalty. Quindi è stato bravo il numero 6 a dosare le forze, a dosare l'irruenza su questo tipo di anticipo. Qui infatti commette fallo, tra l'altro contro un calciatore molto esperto come Gianmarco Corsino. Lancio lungo dell'Athletic Club Palermo, palla recuperata, occhio qui al contropiede del Mazzara 46 che vuole chiudere la gara. Il tentativo sterzata di Russo che viene allontanato da Mustacciolo, quindi recupera ancora i nero rosa che hanno a disposizione una delle ultime palle per cercare il pari in questa partita. Va a prendersi un possesso da palla inattiva Angelo Caronia su questo contrasto di Locascio che poi allontana il pallone da terra e quindi va a prendersi anche il cartellino giallo con il direttore di gara che lo richiama. Lui va via, cartellino giallo adesso esibito al 90esimo. Il quinto ammonito della gara, il terzo per il Mazzara 46 dopo Licata e Giammè. Nell'Athletic Club Palermo ammoniti Mendola e Camarà. Calcio di punizione, Punzi va a mettere il pallone in avanti a cercare Giuliano che controlla in aria, va giù, non c'è nulla. Locascio guadagna il calcio di punizione, fallo in attacco fischiato al numero 6. E vale tantissimo. Adesso che siamo allo scadere del secondo minuto di recupero, il cronometro dice 92 e con un solo gol di vantaggio il Mazzara 46 recupera tempo, recupera secondi e tiene lontano il pericolo con Keba. Va al rinvio lungo Keba, cercare il Russo, ma la palla è fuori misura, è in fallo laterale. Si è praticamente giocato la touche. Keba, ancora un pallone messo lì fuori al sicuro. Athletic Club Palermo che può provare uno degli ultimi assalti con Giuliano che fa ormai il centravanti aggiunto. Tenta la spizzata, poi Mendola si gira bene, ancora il tocco morbido a cercare Manfred, di tacco per Caruso, l'uscita di Keba a congelare il pallone, a tenerlo lì al sicuro al 48esimo del secondo tempo, che significa 93esimo, 3 minuti dopo il tempo regolamentare, il rilancio di Keba. Mustacciolo, poi Caruso con il tacco per Manfred, tocco morbido a cercare Caronia, ancora l'uscita di Keba, ma si alza la bandierina, è fuori gioco, è un fuori gioco sul movimento del calciatore dell'Athletic Club Palermo che si era trovato una grandissima uscita di Keba. A negargli la possibilità del gol del pareggio.
Invio lungo, punzi con la testa. Ora prova a mettere in mezzo il pallone Russo. Fallo laterale per il Mazzara 46, e questo è il modo ideale per la formazione di Iacono per chiudere la partita, tenendo il pallone in avanti, tenendo il pallone al sicuro. Non è quello che fa Cristaldi, e quindi recupera Mustacciolo e parte in contropiede con Corsino sulla destra, preferisce il lancio lungo dove Manfre l'appoggia per Giuliano, ma i due non si capiscono, e quindi Giammè che prova ad andare, anche se ha speso tanto, il pallone per Cristaldi, e può bastare così, finisce così, al Nino Vaccara vince il Mazzara 46, si riscatta dopo la sconfitta contro la Nissa, primo successo nel 2024 per la formazione giallorossa. Sconfitta esterna per l'Athletic Club Palermo, che dopo il pareggio per 0-0 contro il Geraci non riesce nella rimonta alla quale aveva dato speranza Angelo Caronia con il gol allo scadere del primo tempo. Finisce 2-1, non ci sono reti nella ripresa, tutti i gol nel primo tempo, e dunque io vi ringrazio per averci seguito fin qui. Dal Nino Vaccara è tutto, buona serata.